Sì, abbiamo ritenuto di dover dare un supporto non solo logistico, ma anche importante da un punto di vista economico anche a questa seconda edizione, innanzitutto perché la prima è andata molto bene e il borgo è perfetto per eventi di questo genere e anche perché ci sono delle novità e anche perché noi nella nostra programmazione, nella nostra visione, diamo un ruolo importante al settore turistico enogastronomico. Sì, i nostri vini sono apprezzati fuori regione, abbiamo avuto contezza in quanto noi abbiamo partecipato a quattro tappe di Borgo Divino in altre regioni d'Italia e i nostri vini, come dicevo, sono stati molto apprezzati. Abbiamo anche fatto una esperienza nuova, in quanto in queste quattro tappe abbiamo portato anche una selezione di formaggi molisani che sono stati abbinati ai nostri vini e il nostro stand è stato senza smentita. Sono stati gli stand nelle varie regioni più apprezzati, insomma, abbiamo avuto dei visitatori, sono stati più visitati di fatto. Tant'è che le novità di quest'anno sono più di una. La prima è che Casearia, che noi abbiamo anche lì dato un contributo logistico e di supporto economico, perché ci abbiamo creduto sin dall'inizio, sarà presente all'interno dello stand della Camera di Commercio con una selezione di formaggi molisani che verranno abbinati alla degustazione dei vini. Poi faremo una masterclass come l'anno scorso. Ma quest'anno gli abbinamenti saranno fatti con i formaggi e i latticini del Molise. E ultima chicca, abbiamo anche previsto un press tour di giornalisti di fama nazionale e internazionale che verranno nel Molise, oltre che nella serata dell'inaugurazione di Borgo Divino, ma faranno un tour di 2 giorni per far conoscere il nostro Molise, ma anche le eccellenze enogastronomiche. Questo penso che sia una cosa molto importante. Sì, per il secondo anno consecutivo ospitiamo questa importante manifestazione che è la promozione non tanto e solo di Oratino come vetrina, ma credo di tutto il Molise. Sì, è una sfida importante perché vuol dire diciamo, prestare la piazza e dare l'opportunità ai viticoltori locali, a queste aziende che l'anno scorso nella prima edizione si sono raccontate e hanno dimostrato di avere tanto coraggio nel portare avanti queste attività che spesso richiedono sacrificio e impegno e che quest'anno tornano insieme a altri espositori nazionali perché le cantine che hanno aderito sono di più e provengono da diverse regioni, quindi per noi è un motivo di orgoglio. Sì, noi siamo stati scelti l'anno scorso tra i 4 comuni molisani che fanno parte naturalmente dell'Associazione dei Borghi Più Belli d'Italia, perché questo progetto è sposato proprio da questa associazione nazionale. Ci hanno scelti perché hanno ritenuto insomma, che il luogo si prestasse a cogliere questa manifestazione, quindi come dicevo ne siamo particolarmente onorati. Sì, diciamo, l'obiettivo principale è proprio questo, dare opportunità alle aree interne, quindi ai borghi che sono la spina dorsale della nostra nazione. Tutto è nato da un'idea condivisa proprio con il Club dei Borghi Più Belli d'Italia. Abbiamo iniziato sperimentando con una tappa, praticamente
pre-Covid, poi post-Covid 5, poi 10, poi 15, adesso siamo a 20, quindi quest'anno copriremo l'intera Italia con questa iniziativa. Si presume che avremo circa 60.000 presenze. Sì, oltre diciamo ai vini più buoni nei borghi più belli, ecco, se vogliamo fare un sunto con una piccola metafora, l'obiettivo è quello di portare a conoscenza queste aree geografiche meravigliose, a conoscenza dei follower, a conoscenza del pubblico, a conoscenza dei vostri telespettatori, insomma dare opportunità a territori che probabilmente ne hanno bisogno, ma che sono fantastici, sono bellissimi. Qui abbiamo selezionato Ratino, che è un borgo accogliente, facilmente raggiungibile, cosa che è difficile trovare nei borghi italiani, ed è predisposto a un'ottima vocazione proprio all'accoglienza.